Io ancora un po' di tempo. Bene, professor Nara. Nei casi che sono stati esposti mi ha colpito soprattutto, anche se lo sapevo, lo conoscevo, il rifiuto apposto dalle Naudi a sequestro un uomo di Primo Levi. E a questo proposito vorrei chiedere a Ferretti, o anche a Fassi, naturalmente, se possono aver pesato su questo rifiuto anche fattori, diciamo, di ambito storico. Per esempio, il rifiuto è stato fatto nel 47. Nel 47 si sta chiudendo la fase post-resistenziale da cui è uscita la Costituzione, eccetera, eccetera. Sta cominciando un periodo di che sarà poi contraddistinto dall'egemonia della Democrazia Cristiana dopo il 18 aprile del 48. Contemporaneamente sul piano internazionale si sta cercando di recuperare la Germania in funzione anti-Jus, anti-comunista, eccetera. Allora, e aggiungiamo anche come terzo fattore che è intervenuta in qualche modo un'ondata di stanzità nei confronti delle molteplici testimonianze, come ricordavi anche tu, no? Che nel dopoguerra, nel viaggio dopoguerra, fiorirono sulla resistenza, sui campi di sterminio, eccetera, eccetera. Ecco, quale di questi fattori può aver contato in qualche modo sulla scelta di non pubblicare se questo nuovo, che certamente, o anche potrebbe essere anche un quarto fattore, cioè il fatto che il libro descriveva una condizione in cui si vedevano contrapposti una macchina da guerra spaventosa come la guerra nazista e una totale soggezione della componente ebraica a questo improvviso e non previsto massacro. Ecco, quali di questi fattori può aver agito sul rifiuto di un libro che certamente non si può certo pensare che fosse stato scartato per ragioni di carattere puramente letterario? Ecco, questo io vorrei chiedere a Ferretti, che cosa ne pensi di proposito? Buonasera, sono Antonella Sparano Ristori, anch'io rifiutata dalla Mondadori, poi accettata da altre case editrici, va bene. Non parlo delle mie vicende personali. Vorrei porre due domande all'autore. Nelle vicissitudini ultime che si sono determinate nell'invogliare questi giovani esordienti a scrivere, faccio una domanda. A mio avviso ci sono, uno, la crisi del libro conseguente all'uso massiccio di internet, di Google, eccetera, e quindi la voglia delle case editrici di difendere la carta stampata. Due, l'intenzione delle emittenti televisive di incentivare la scrittura e quindi diciamo la creazione di originali televisivi per la televisione, perché io conosco alcuni scrittori, miei amici, che hanno vinto dei concorsi, appunto questi concorsi che oggi pullulano, diciamo, fatti dopo corsi di scrittura creativa, perché oggi si fanno tanti corsi di, non so come poi si possa imparare a scrivere con un corso di scrittura creativa. Comunque, dopo questi corsi vengono indetti dei concorsi per scrittori. Chi vince viene invogliato dalla casa editrice a scrivere delle pièce per la televisione, politiche, perché oggi vanno molto.
Ecco, vorrei un suo parere su questo. Grazie. Io volevo una curiosità. La Natalia Ginzburg ci aveva raccontato di aver avuto grossissimi problemi con la sua casa editrice, Einaudi, a cui era legata da tanti motivi ideologici, politici, sentimentali, familiari, e di averne sofferto tantissimo e di essere stata costretta, suo malgrado, a passare, credo, alla Mondadori. Cos'era successo? Lei ne parlava con commozione. Sai qualcosa? Dunque, se questo è un uomo, qualcosa delle cose che dicevi c'è, però secondo me ci è andato di sfondo. E in realtà, siccome poi bisogna stare alle carte, almeno io sto alle carte, poi posso fare delle ipotesi, ma le ipotesi cerco di documentarle fin dove riesco. Lì, insomma, una ragione fondamentale è quella che Falaschi diceva, cioè che c'è un'inflazione di testi esistenziali, concentrazionali, premesso che è stato un film clamoroso, premesso che è uno dei casi in cui è impossibile assolvere l'editore, mentre in moltissimi altri casi si possono assolvere. No? In questo caso, quindi vediamo allora di spiegare. Una è quella, la ragione è quella lì. Poi ce ne sono due che secondo me insomma vanno prese sul serio. Una la portò lo stesso lei quando disse che in quegli anni non c'è, che è vero questo, che poi fosse questa la ragione, non si sa, ma è vero quello che lui dice. La questione ebraica non era sentita, era sentita la resistenza, l'antifascismo, però quindi questo diciamo, la cita come un esempio, come una scusante, diciamo, no? E l'altra, che è un argomento, mi pare che ha portato da Belpoliti, che ha lavorato su lei, è che il fatto che lei scegliesse uno stile alto, no? Per raccontare queste cose orrende, era un po' fuori dal clima neorealista, dove invece c'erano le cronache, no? L'Agnese va a morire, tutto rispetto, l'Agnese va a morire, pane duro, e poi altre cose anche belle, si intende di Lander, insomma, il clima neorealista. Ecco, io penso che queste tre ragioni abbiano soprattutto pesato, no? E che appunto poi abbia rimediato, rimediato, poi non è un caso che lei sia diventato un autore in Audi quasi per antonomanza, quindi questa è una prima cosa. Ma sì, c'è del vero anche quello che diceva la signora, soprattutto l'ultima parte, la storia creativa, io mi ricordo di aver seguito quando Pontigia le faceva bravissimo, seguite alcune, insomma, non solo lo diceva lui, ma risultava che non è che si fossero, diciamo, prevalentemente dedicati agli aspiranti scrittori. C'erano i giornalisti, i pubblicitari, gli autori televisivi, gli aspiranti tali. E quindi era una cosa che non era giusto, come adesso non si fa più, all'inizio, ma come si va a scuola per diventare scrittori. Era una battuta polemica che proprio si è smontata. In realtà, insomma, sì, si può anche andare a scuola per la scrittura, ma la scuola per scrittura era rivolta a dei professionisti, soprattutto, che volevano perfezionare la scrittura, la pubblicità. Ma Ginzburg, io ricordo cose diverse, solo se avrebbe raccontato, ma la Ginzburg quando Einaudi entra in crisi nel 81, se ne va da Garzanti, poi torna, lei e Calvino se vanno. Non è che quindi diciamo non sono stati dei guardi leone, di essere stata costretta, sì, aveva detto che gli dispiaceva tanto, però ma no, perché gli altri sono rimasti, solo loro due se ne sono andati, tutti gli altri sono rimasti, questo va detto, anche per Calvino, che non era un guardi leone come noto, con tutto il rispetto, grande scrittore, eccetera. E poi a questo punto, siccome sono stato avvocato, dovevano dare i miei rifiuti. Io ho avuto tantissimi rifiuti. Ogni libro che ho pubblicato è stato editato 2, 3, 4 volte. Cioè, la storia editoria, che è l'unico libro.
libro tra quelli che ho fatto per fare un po' di soldi, e ha avuto 4 rifiuti, per esempio. Però ecco, quello che hai pubblicato da Einaudi, però, cioè tu hai pubblicato da grandi editori, e Einaudi, scusa, te li ricordo, sì, sì, però il nodo Mondadori, però gli altri me l'hanno ricordato. Felice. Allora vediamo, Einaudi l'ha accettato dopo 7 mesi, quando uno poteva dire, infatti io nel frattempo me la racconto tutto, siccome questa risposta non arrivava, ha dovuto altri rifiuti da altri. Provo con la terza, c'è una dottoressa molto simpatica, colombiana, dice no, guardi, faccia una storia, una bella storia di letteratura. Io mi sono messo lì e poi dopo un po' mi è arrivata la risposta di Napoli. Qualcosa da dare, cioè, sono tutte meglio, lì 6 mesi, uno poi non ci crede più. Allora, questo però conferma la provenienza laica, è una conferma, perché cito solo le case di Officina. Io nel 69 da tempo volevo fare un libro su Officina, la rivista di Pasolini, Fortini, Volpuni, Roveschi, Nunetti, eccetera, uscita negli anni 50, una rivista rimasta in ombra, però importante, basti citare queste persone, no? E mando un progetto a Einaudi, che poi l'ho costruito dopo attraverso le lettere e anche le testimonianze degli amici interni alla casa editrice. Il progetto viene sostenuto con molta convinzione da Vittorio Strada, che era un giornalista, è un giornalista molto importante, già allora molto bravo, Calvino, e un inaudiano che non mi ricordo bene se fosse stato Guavico, insomma un inaudiano. Ma Sanguinetti, che aveva delle vecchie ruggini con Pasolini che risalivano proprio ai tempi di Officina, una polemica molto dura tra loro, ma soprattutto per il fatto che Pasolini aveva appena scritto la poesia pamphlet a favore dei poliziotti, per dirla molto, molto prontamente, delle cose un po' complicate, diciamo, era passata così, no? Come siccome aveva l'espresso, questo era fatto il presente. Se Pasolini non l'avesse, è uno di questi se hanno il loro che hanno, ma io non la capivo. Se Pasolini non l'avesse pubblicato sull'Espresso, ma dentro una raccolta, non succedeva assolutamente niente. Sull'Espresso, Pasolini, PC è giovane, Pasolini contro gli studenti, nasce un caso, Sanguinetti si vedete, Pasolini è contrario agli studenti, non vedo studenti, quindi Officina non si fa. E Officina non si fa. Io l'ho messo in un cassetto, ho fatto il progetto, passano gli anni, poi lo riprendo in mano e dico ma devo fare questo libro, che tra l'altro, vi spiego brevemente, era composto di un'antologia, di una lista introvabile, quindi utile agli studiosi, di un'ampia introduzione, di una biografia molto accurata, di un lavoro serio. Dopo lunga latenza, lui fa un contratto, mi ricordo ancora che andai a trovare la casa di Roma, c'era una tavola apparecchiata, benissimo, proprio, che per me mi si rompe da un amante, invece no, io faccio il libro, glielo mando e lui mi scrive una lettera molto, diciamo, corretta, dicendo, Vito, caro Ferretti, io molto bello, io glielo faccio, però dico subito che insomma è molto grosso, allora quando l'editore dice così, bisogna ritirare il libro, perché significa che lo fa contro voglia, per forza, non lo sostiene. A quel punto è successo che lo stesso Inano, casa di Geniale, che mi aveva rifiutato nel 69, l'ha quasi strappato di mano. Io ancora ricordo di Bollati che non so come fece, mi scolò, era stato in Calabria in vacanza, non so come riuscisse a trovare il numero di star bene, forse attraverso l'unità, se non lavorava l'unità. E dice lo facciamo subito, questo per dire appunto come dicevo prima che c'è una presenza laica, perché non solo è uscito da Einaudi, ma è uscito per caso, ma la provvidenza è casuale come sappiamo, no? Nel 75 e quindi nel 20° anniversario di Officina, che naturalmente come sapete, no, queste cose, giornali, anniversario, è diventato un piccolo caso. Questo ripeto perché adesso concludo, perché su questo punto vorrei dire qualcosa sulla presenza laica, perché io sono, non è che sia io che sono convinto,
è insomma statistico, salvo pochissimi rari casi, i libri rifiutati, tutti quelli che abbiamo detto stasera, salvo lei, tutti diciamo, i libri rifiutati trovano un editore più intelligente, più motivato, più attento, più premuroso, che glielo pubblica e glielo pubblica meglio. Questo è, c'è una spiegazione, perché dice, ma com'è possibile che quel politico, in una presentazione a Milano, molto buona scuola di questo libro, è stata molto buona scuola, perché mi hanno anche attaccato. E per quello dice, ma com'è possibile? Insomma, se tu dici per fede che non è vero, lo dici per fede. Io lo dico perché dai documenti risulta che al 99,9% è così. Ma le ragioni ci sono, ma come è possibile che in un mercato così strano, imprevedibile, no, l'imponderabile, che è vero, l'imponderabile dei libri è assoluto, no? Il successo, il non successo, non si capisce perché. Perché? Qualche spiegazione c'è. Prima spiegazione, l'autore, dopo il primo rifiuto, o il secondo, anche il terzo, aggiusta il tiro e sceglie l'editore più adatto, mentre magari prima ha sbagliato nella scelta, sceglie, aggiusta il tiro, sceglie il più adatto e ha più probabilità di incontrare l'approvazione. Non solo, spesso, quei processi decisionali che dicevo, soprattutto in passato, dicevo prima, no, che erano dei processi da cui uscivano anche per l'autore consigli, suggerimenti, modifiche o addirittura degli editing. Vittorini era così disinteressato che faceva gli editing per i libri che non riguardavano i Naudi per amicizia, per simpatia o per senso protettivo verso un autore giovane, gli aggiustava lì. Allora l'autore rifiutato ci lavorava, e questo è documentato in molti casi in questo libro, di autori che dicono sono grato a chi mi ha rifiutato perché mi ha motivato il rifiuto, mi ha spiegato i difetti del libro, ci ho lavorato e poi ho presentato un prodotto migliore. Non solo, ma fra l'altro ci sarà il caso di Moresco. In certi casi il rifiuto diventa addirittura un argomento promozionale, non solo nel caso di Moresco, che diciamo veramente è un caso abbastanza straordinario, ma anche per il fatto che sul rifiuto si punta per lanciare lì il topato. Quanto all'inizio, poi un grande libro, un grande romanzo, il successo ha tante altre ragioni, ma l'inizio di un lancio fondamentale, cioè un romanzo. Se un romanzo parte bene, poi insomma è come nello sport, no? Se un corridore parte bene, sì, poi vabbè, deve tenere il ritmo, però parte meglio degli altri e arriva a più buona probabilità di arrivare prima. Allora il lancio in un romanzo fondamentale, quando il Gattopardo viene lanciato, arriva come il romanzo dei grandi rifiuti, e quindi questo giorno ovviamente al romanzo. Grazie. 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 Graz